This edition of iItaly New York is brought to you by... L'energia non si ferma. Mai. L'energia crea. Si trasforma. Diventa un'idea per generare nuova energia. Diamo all'energia un'energia nuova. And DeCecco Pasta. Imported in the U.S. since 1893. In this week's episode, we will remember Giorgio Faletti, a great artist. The Italian Minister of Agriculture visits the Summer Fancy Food with a special insight on Expo Milano 2015. Let's celebrate the graduation at Scuola d'Italia Guglielmo Marconi. Let's start with our interview to Giorgio Faletti. Il problema non è che fuori si invecchia, il problema è che dentro si resta giovani. Io non lo ritengo un problema, anzi mi sono anche preparato il mio epitafio, quando, gesto tipicamente italiano, quando succederà, e io vorrei che scrivessero sulla mia tomba, qui giace Giorgio Faletti, morto a 17 anni. La mia vita è cominciata e si è chiusa da un punto di vista artistico in un modo abbastanza strano, perché il mio primo sogno nel cassetto quando ero adolescente era quello un giorno di diventare scrittore. Poi mi sono scoperto addosso questa capacità, questa inclinazione a far divertire la gente. Avevo 25 anni e onestamente non avevo l'autodisciplina per stare 4-5 ore al giorno seduto a una macchina da scrivere. È stato un percorso, ma io mi è rimasto tutto. Secondo Non sei un distinto signore con barba e baffi? No, sono un distinto signore con barba e baffi e pochi capelli, però non sono mai diventato maggiorenne nella mia testa, veramente. E di conseguenza la curiosità, l'occhio attento, la concentrazione su quello che mi succede intorno, la voglia di divertirmi e soprattutto la voglia di divertire, sono rimasti uguali. E devo dire che ora mi trovo in una situazione molto entusiasmante, perché quando ho le batterie scariche, che quando le batterie scarichi in un settore, cioè quando il settore della letteratura fa bip 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 così, allora mi posso rivolgere a qualcos'altro, cioè mettermi a scrivere musica o... Ultimamente ho anche iniziato a dipingere e mi piace da morire questa cosa che mi sporco con i colori è molto bello. La cosa più entusiasmante della mia vita in assoluto è il fatto che mi sveglio la mattina, inizio a lavorare e non ho l'impressione di lavorare. Questa è una cosa che ritengo un privilegio impagabile. Stando su un palco, cioè su un palcoscenico, specie nella tipologia di spettacolo che ho sempre fatto io, cioè one man show, in piedi, da solo davanti al pubblico, in realtà in qualche modo sei un atleta professionista e quando la vigoria fisica se ne va, quando subentra la fatica fisica, automaticamente se ne va anche la concentrazione, per cui le due cose vanno di pari passo. Quando ti dicono fai tanto sport che fa bene, in realtà è una palla colossale, perché si trova alla mia età in cui non c'è più un'articolazione sana, io ne ho fatto in quantità industriale. A volte mi sveglio al mattino, mi fanno male dei posti che non sapevo di avere,
Però è un valore lo sport, è un valore nel quale ci si rende conto che nel mondo dello sport si dovrebbero avere degli avversari, non dei nemici. Se questo tipo di concetto fosse traslato anche in altre situazioni della vita, sarebbe tutto molto più semplice e molto più facile. Mi interessava scrivere un romanzo da tempo ambientato nel mondo dello sport, scritto con la tecnica del thriller, cioè con una piccola ansia costruttiva che speravo di trasmettere al lettore, cioè l'ansia di andare a vedere cosa succede nella pagina successiva. Trattava della corruzione nel mondo del calcio e combinazione in concomitanza dell'uscita del libro è scoppiato uno scandalo in Italia che pareva pilotato dal mio romanzo. In quanto essere umano e non autore, ho avuto sfortuna perché mi sono reso conto che vivevo in una situazione poco entusiasmante sotto il profilo etico e morale. In Io sono Dio, Faletti si dice che pensa in un italiano americano, americano italiano, pensi veramente così? La cosa che cerco di fare quando parlo il mio miserabile inglese è quello di pensare in inglese. E mi è sembrato carino, scrivendo l'italiano, di utilizzare dei termini che da noi sono poco conosciuti. Io ho il biglietto da $1,000 che viene definito un grand, capito? E a volte si trovano dei sofisti della lingua che posso esprimere liberamente il mio parere e dire che se stessero zitti farebbero una figura migliore. Ho avuto una review eccezionale di appunti di un venditore di donne, nello specifico a Pimp's Notes. Ho avuto notizia che in Francia la versione francese del libro si sta muovendo molto bene. Sicuramente una piccola magia che mi accompagna è quella di sapere che sono tradotto in tutta una serie di lingue, mi pare 25, e di conseguenza avere sullo scaffale dei libri con dei titoli, a volte anche con degli alfabeti diversi, è molto emozionante, con un piccolo rimpianto, quello di non poter essere in grado di leggere e di curare la traduzione in tutte le lingue, cioè finché si tratta di inglese, francese, spagnolo ce la faccio e poi cedo miseramente e ogni volta che esce un mio libro in turco o in cinese o in giapponese mi affido alla buona volontà e alla perizia del traduttore e degli editori e incrocio le dita. Hai mai pensato di fare il regista dei tuoi libri? Mi è stato proposto di fare il regista, cioè di provare questa avventura della regia. Però, nonostante il fatto che io mi veda impegnato in diverse cose, in realtà sono una persona piuttosto pigra. E il regista nel campo cinematografico è praticamente il parafulmine di tutte le problematiche che ci sono su un set. Cioè tutti chiedono al regista. Io ho assistito a delle scene facendo l'attore, tipo come lo vuoi lo zerbino? Ma non l'inquadro. Sì, però come lo vuoi? Cioè, ecco, questo è il concetto. Ma sicuramente faresti l'attore. L'attore sì, difatti è in preparazione. L'ultimo romanzo, Tra altri due tempi, stiamo trattando la cessione dei diritti e dovrei essere il protagonista del romanzo. Anche perché in questo romanzo, per la prima volta nella mia vita, mi sono trovato ad avere un rapporto col protagonista che è stato per metà da autore e per metà da attore. Cioè quando mi sedevo un po' lo scrivevo, un po' lo interpretavo. E dopo un po' questo personaggio ha cominciato nel mio immaginario ad avere la mia faccia, la mia voce, le mie movenze. In effetti gli ho assegnato molti ricordi della mia infanzia, della mia adolescenza che in qualche modo abbiamo in comune. Io non ho parlato con i produttori del fatto che io mi identificavo parecchio con questo personaggio, però mi è stato proposto, naturalmente il protagonista maschile sei tu. Faletti, di nuovo pronto per New York?
New York è diventato un posto un po' speciale per me. Credo di avere una piccola tossicodipendenza che può essere equiparata al mal d'Africa. Cioè, quando ci sono, dopo un po' dico, ah, basta, non se ne può più, New York, tutto questo casino, non si trovano i taxi, l'inverno fa freddo, l'estate fa caldo. La combinazione di tutte queste cose che quando sono qui si vedono, stando lontano, vengono poco per volta diluite nella memoria, rimane solo il piacere di pensare, ah, fra poco torno a New York. La dolce vita. We're at the Fancy Food Show, and I'm honored to be speaking to the Consul General of Italy for New York, Natalia Quintavalli. Such a pleasure. Tell me about the plans for Expo Milan. I can tell you which are my plans for Expo Milan, which means to be there as many times as I can and visit all the different things that will be presented there. I'm sure that there will be many Americans following my example. L'agricoltura è il settore perno, il settore centrale su cui si imposta tutto il progetto Expo Milano 2015. Sapete che dal 1 maggio 2015 al 31 ottobre 2015 l'Italia ospiterà l'esposizione con oltre 147 paesi da tutto il mondo su un tema cruciale e formidabile come nutrire il pianeta e energia per la vita, quindi la grande sfida alimentare globale, il grande tema di una domanda e di un'offerta agricola che rischiano di non andare in equilibrio da qui ai prossimi anni. Il modello agricolo italiano è un modello che per le sue caratteristiche particolari può offrire alcune risposte. Può offrire alcune risposte perché è un modello equilibrato anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale, economica. È un modello che ha fatto delle distintività il suo tratto forte. È un modello che coniuga benissimo, diciamo, territorio ed esperienza agricola, e per cui su questo noi vogliamo molto lavorare, consapevoli che siamo, diciamo, strutturalmente un piccolo paese ma forte, fortissimo soprattutto sull'esperienza agricola agroalimentare. Ma noi coniughiamo, uniamo bene tradizione e innovazione, tradizione delle nostre qualità e però anche fortissimo slancio sull'innovazione. Pensate ad esempio al fatto che l'Italia è leader nella meccanica agricola, nel packaging agroalimentare e alimentare, cioè noi siamo nelle condizioni di poter mostrare al mondo un patrimonio di innovazione e di eccellenze unico. Tutta la produzione è tutta fatta fra San Martino, Ortona, allora il nord-est e la California, però stiamo crescendo molto bene. Per esempio in questo mese stiamo entrando nella prima catena della Florida, si chiama Publix, sono 1038 supermercati, quindi è un bel colpo. Sì. Poi siamo molto forti con Whole Foods, che è una delle catene di riferimento premium. Quindi... anche dei bei video. Delle video ricette fatte da a Italy. Sì. Sì.
I'm so excited to talk about Milan Expo 2015. Something here, we at the Fancy Food Show are so excited to hear about all the food, all the wonderful things that you're doing. Well, Expo Milano 2015 is a world fair dedicated to food and nutrition. The theme is everything around nutrition, both for the humans and for our planet. This occasion of being here at Fancy Foods is one important for us to promote our initiative in Milan next year. This is something whereby we think gathering 20 million visitors, we're expecting to get about a million US visitors coming from the various regions in the US. This is something that is a kind of an anticipation of the specialties and the excellences that will be somehow part of the experience that a visitor will have the chance to go through in our exposition site. There are so many interesting sounding booths and events that you're going to sponsor. Tell us one or two of your favorites of what a visitor would see when they come to Milan Expo. Milan is a universal exposition. That means we have about 145 different nations come up and showcasing the best of the world around nutrition and food. 60 will be the pavilions being built by a subset of those participating countries. The others will build the pavilions by ourselves for them. The US is participating with the beautiful pavilion himself. And there is a chance to not only look at what if this is the culture, the nature, and the interest behind food coming from all parts of the world, but also then to taste it, experience it. Of course, Milan is one of the destinations for a travel coming over to Europe and in Italy. That will be the year to do it. Italy is getting prepared and getting the best of the best to host any sort of nationalities, US as well. So one example of something fun, like I heard about some 3D food printing, some futuristic things. Tell us a little bit about that booth. That's something around technology. I've been citing that stuff. Of course, there's an evolution around technologies, the way you actually transform food. Another stuff around 3D food printing. There's a way of cooking at minus 30 degrees. So typically we actually cook with hot, either flame or plate, whatever, you can do actually the same with low temperatures. So that is something which is interesting for the techie guys that would like to see how food is evolving. But I can even tell you that at night, for instance, having all these countries there, we'll have probably more than 130 different restaurants. I think it's the massive, let me say, linkage and fusion of any sort of ethnic kind of tasting the foods from all over the world. Many, many Americans and lots of Italian products. Some of the things that you've liked in the Italian area here at Fancy Food Show? There are some very interesting thing that I like very much in the sweets part, especially. But there is an important presence of many Italian products. So good and also so beautiful, like oil, like any kind of cheese, Parmesan especially. I like very much the Christmas cake, like the panettone. And I do remember that here at the Fancy Food, in a previous edition, there was a wonderful Sicilian producer of that. It's incredible because panettone is from Milan, but it was from Sicily, who offered us panettone with the cream of pistachio. And that was really something. And I also had some good torroni here. Oh, yes, absolutely. And I saw biscuits. I saw any kind of cakes and cookies. Very good. So that's nice. Italy, Italian, fabulous, fabulous food, oil, wines, sweets. And it's all here at the Fancy Food Show. Yes, yeah, and cheese. Don't could I forget cheese? And salumi. And salumi. We can continue. Let's have lunch. Okay, let's have lunch. This is what's happening around town. Ciao!
our graduation day for our 12th grade students. So they will receive a double diploma. It's a high school diploma, but it's also an Italian diploma, a maturità diploma, according to the Italian Ministry of Education. So it's an outstanding result. This year we are very proud of them because at least three or four of them were admitted to the prestigious Bocconi University in Italy, and also some of them have been admitted to NYU, and we are very happy because it's one of the best universities here in New York City. So the college is really a success. I became chairman beginning of the year. We've done a lot as a board. The board has come together as a beautiful, brilliant working team. We have some of the smartest people I've ever worked with on our board of trustees. We have begun to remodel and rethink the entirety of the school. We've looked at new locations, which are very promising, to put the school together to enable us to expand. We are also looking at a new model for governance in the school, which will really make a difference, especially when we concentrate on academics and such. This school is capable of having the same kind of reputation and attraction to students as any of the major prep schools in New York, and it will. School is extremely challenging because they study about 12 mandatory subjects. Subjects are all mandatory, and the level of the subjects is comparable to an AP level. So it's really a great, great program, and I would like to stress that it's open to all the American students who'd like to pursue this career and to open up the doors to all colleges, not only in the USA, but also in Europe, in Italy, and around the world. We provide Italian as a second language to all our students, so by the end of the high school they are able to master the language, but above all to know one of the best culture of the world, actually the milestone of the Western civilization, and I think that this is really exciting. As every year, it's a joy for us to host this celebration, and it's really something which is very meaningful for the consulate to have the possibility of recognize the important job done by the Scuola d'Italia and by the students themselves. They are very determined and they profit very much of the bilingual and bicultural approach of the Scuola. I find working with the board at La Scuola very rewarding. We have actually very important people, and we work as a team. We have projects that we work together, and we do everything to make La Scuola the best school that it can be. The most important thing is that La Scuola gives students the best education. You get the cultura italiana e anche you also see the United States, the bilingual education that the students can use when they go to the university. The interdisciplinary component is truly one of the most important features of our program of studies. And also we try to cultivate this interdisciplinary component and to take advantage of New York City, which is a school open air, as you know. Thanks to the after-school programs, we have a strong collaboration with iItaly, and we offer our students a journalism course, different courses of photography, filmmaking, things that make them aware of the world, or art, video art, art portfolio. So we try to have them up to date, to have this awareness of the world, where the world is going. So we try really to be open up to the future, really to the 21st century, and to prepare them to be protagonists, to write what it's not yet on the page.
La Scuola d'Italia has a brilliant future. 300 children, that means quite a few families. We are educating ambassadors for Italianità in New York, and we're educating students to go to the best universities in the world. That's the goal. It's a joy and something we will never renounce to do, to host this ceremony for them, for all of them and for our community. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil and Baci Perugina Chocolate. Say I love you in the Italian way. In the next week's episode, we will delight you with an exclusive edition of the New York Summer Fancy Food. We will interview important producers who operate in the food and beverage industry. Stay with us, we will present you with the very best of the Made in Italy.